E si concluderà con il passaggio davanti al tempietto di San Gerardo che vedete qui alle nostre spalle, la storica parata dei turchi il prossimo 29 maggio, una delle cerimonie più importanti delle festività di San Gerardo a Potenza, il capoluogo di regione Lucano. Sono tante le associazioni che contribuiscono a rendere la storica parata un momento particolarmente sentito dalla collettività. Noi abbiamo raccolto le impressioni di alcuni dei componenti di queste associazioni. Partiamo con la Milizia del Santo, ovvero coloro che anticipano il passaggio del tempietto di San Gerardo. Sentiamo. Il ruolo della milizia all'interno della storica parata dei turchi è quello di rappresentare un corpo armato del Medioevo avanti al tempietto di San Gerardo, in buona sostanza quasi a essere un po' i protettori del protettore. L'emozione è quella di dare un contributo e sinceramente un'ottima scarica di adrenalina. Uscire in parata davanti a tanta gente è sinceramente una cosa molto emozionante. Noi siamo all'undicesimo anno consecutivo come milizia e mai nessuno ha desistito da questo impegno, un impegno che, come dire, riempie l'animo. Le tradizioni, l'appartenenza, il voler partecipare a questo grandissimo evento che coinvolge oltre 1000 persone, la maggior parte, tutti penso per appartenenza alla città, partecipano a questa parata. E diciamo che quest'anno la novità sarà che io dopo 35 anni, questo è il primo anno che farò la parata da sposato, quindi è una novità. E sua moglie parteciperà? Da lontano, forse verrà a osservarmi, boh, chi lo sa.